C'è una persona a lui molto, ma molto vicina che ha deciso questa sera di essere su questo palco e vorrei un applauso bellissimo per Marco Fedrigo. Buonasera a tutti, scusate sono un po' emozionato, volevo ringraziare tutti quanti a nome mio, della famiglia di mamma Pinuccia, babbo Giorgio e Raffaele il fratellino, ringraziare tutti quanti, gli amici, i conoscenti, quelli che sono accorsi questa sera, il comune di Palau, insomma tutti quelli che si sono dati da fare per realizzare questa bellissima serata. Grazie. E lui adesso vive ad Atlantide, con un cappello pieno di ricordi, la faccia di uno che ha capito, ed anche un principio di tristezza in fondo all'anima, nasconde sotto il letto un barato di ira disperata, e a volte ritiene di essere un eroe. Lui adesso vive in California, da 7 anni sotto una veranda a aspettare le nuvole. È diventato un grosso suonatore di chitarra e stravede per una donna chiamata Lisa. Quando le dice tu sei quella con cui vivere, gli si forma una ruga sulla guancia sinistra. Lui adesso vive nel terzo raggio, dove ha imparato a non fare più domande del tipo conoscete per caso una ragazza di Roma la cui faccia ricorda il crollo di una diga. Io la conobbi un giorno ed imparai il suo nome, ma mi portò lontano il vizio dell'amore. E così pensava l'uomo di passaggio, mentre volava alto nel cielo di Napoli. Rubatele pure i soldi, rubatele anche i ricordi, ma lasciatele per sempre la sua dolce curiosità. Di te l'ho conosciuta quando l'ho capita, e ditele che la perdono per averla tradita. Grazie.